Nella puntata precedente abbiamo affrontato alcuni movimenti tipici dello smarcamento, quali la sovrapposizione, l'inserimento e il taglio. Nella puntata di oggi, invece, a conclusione dell'argomento, parleremo dei contromovimenti. I contromovimenti si compongono di due movimenti. Inizialmente si esegue un movimento di inganno nei confronti dell'avversario, per poi andare ad eseguire un movimento di smarcamento vero e proprio. È una modalità di smarcamento che ci permette di guadagnare del tempo prezioso nei confronti del diretto avversario. Affinché questo movimento abbia successo, è necessario che tra il giocatore in possesso di palla e il giocatore che esegue il movimento di smarcamento ci sia grande intesa. Il contatto visivo e la cura dei tempi di smarcamento diventano indispensabili per la riuscita di questo fondamentale. I contromovimenti li possiamo classificare nel seguente modo: lungo-corto per poter ricevere la palla sui piedi, corto-lungo per poter ricevere la palla in profondità, dentro-fuori per ricevere la palla sull'esterno e fuori-dentro per ricevere la palla in profondità, in modo particolare nel taglio. Anche il contromovimento è finalizzato, come abbiamo detto nella puntata precedente, per ricevere la palla, per liberare uno spazio occupato, favorendo l'inserimento di un terzo compagno, oppure per liberare uno spazio occupato e favorire l'inserimento del compagno in possesso di palla. Da un punto di vista della programmazione didattica, possiamo dire che la sovrapposizione, il taglio e l'inserimento vengono insegnati nella categoria esordienti, mentre per quanto riguarda i contromovimenti passiamo alla categoria giovanissimi. Nelle prime quattro esercitazioni proponiamo delle situazioni di due controportiere dove il compagno che esegue il movimento di smarcamento fa i seguenti movimenti: corto-lungo, lungo-corto, dentro-fuori, fuori dentro. Nella quinta esercitazione proponiamo una situazione di 2 contro 1 dove vengono curati in modo particolare i tempi dello smarcamento. Concludiamo la progressione sui contromovimenti attraverso delle situazioni di 3 contro 2 con contromovimenti combinati.